Radio Crossover. A descubrir el tango argentino con Roberto y Marina. Buonasera e bentornati a una nuova puntata di A Descubrire il Tango Argentino con Roberto e Marina. Un saluto da Marina. E ciao a tutti da Roberto. Trasmettiamo dal checkpoint, questa volta un checkpoint con temperature tropicali, nonostante siamo a marzo, ma questi sono i giorni della merla. No, cos'è? Siamo ancora a carnevale. Siamo al carnevale di Rio, anche a Torino in effetti. Sì, potrebbe essere già Pasqua per il tempo, anche estate, insomma. Quindi, dai roventi studi di Radio Crossover Disco, trasmetteremo una nuova puntata di A Descubrire il Tango Argentino e, come sempre, abbiamo i nostri ospiti, abbiamo i nostri servizi e cominciamo con un gradito ritorno. Torna con noi Francisco Canaro. Proprio lui! Sapete che un annetto fa Roberto è riuscito a trovare questa autobiografia di Canaro, Miss Bolas de Oro con il tango, e da allora ogni tanto vi proponiamo alcuni brani e ad alcuni aneddoti. Allora, oggi Pirincio Canaro ci parla di uno dei grandi protagonisti del tango della sua epoca, un suo stimato collega, come diremmo noi di questi tempi. Stiamo parlando di Roberto Firpo. La mia amicizia con Roberto Firpo. Roberto Firpo, di statura slanciata, all'epoca non era né grasso né magro. Normale. Aveva i capelli... non aveva i capelli. Capita. Ma quando li aveva dovevano essere di un colore marrone scuro. Gli occhi grandi e vivaci, portava baffi spessi alla moda del tempo. Era un bravo ragazzo, nonostante la sua calvizie. Uno può anche essere un bravo ragazzo, anche se è calvo, perché no? Che nascondeva molto bene con il suo bisognier. Cos'è un bisognier? È un parrucchino. Aveva il parrucchino, ma si vede dalle foto, sai, che aveva il parrucchino, secondo me. È poveretto. Era un compositore molto famoso, aveva anche successo con la sua orchestra, ma tuttavia non era del tutto felice. Aveva un complesso mortificante. Poverino. Cosa? La sua prematura calvizie. Ancora? Ma non si vede queste discriminazioni. Ma scusa Roberto, l'omonimia secondo te significa qualcosa o è così casuale? Roberto, guarda un po', Roberto Firpo. Allora, Firpo, che fino ad allora aveva suonato nel famoso Tanvito di Palermo con la sua orchestra composta da Tito Roccatagliata, violino, Juan Carlos Bazán, clarinetto, e lui al piano, quando è apparso alla Boca ha sostituito il clarinetto con il bandoneon, uno strumento che era sempre stato accompagnato da chitarre e che ora invece veniva accompagnato dal pianoforte. Con Firpo siamo diventati grandi amici e poiché eravamo entrambi dello stesso quartiere, San Cristobal, ogni sera, dopo aver terminato il nostro lavoro, prendevamo il tram numero 43, che era un imperiale a due piani e faceva il tragitto da Flores alla Boca. Era la prima linea di tram elettrici con rimorchio. Compagni di viaggio, ogni sera abbiamo parlato durante il lungo tragitto fino a raggiungere San Juan e Sarandí. Il punto in cui io scendevo, mentre Firpo proseguiva per pochi isolati fino a De Anfunes, nelle cui vicinanze viveva lui. Da quell'epoca lontana fino al presente siamo sempre stati amici intimi e nonostante le nostre naturali rivalità artistiche non vi è mai stato alcun motivo che offuscasse la nostra sincera amicizia. Fino al 1910, anno del nostro centenario, La Boca era senza dubbio il crogiolo delle orchestre tipiche e fonte di ispirazione e terreno di prova della musica portegna di Arrabal, da dove sono emersi dopo Hansen, Taranà, il Velodromo, il Passatiempo, il Tambito, i primi compositori popolari, i Bohemien e vari intuitivi pentagrammi che alcuni comunque cominciavano a scrivere, poiché in quello sciame di orchestre c'erano quelli che arrivarono a comporre magnifici tanghi senza conoscere una nota musicale. Non si sorprendano di queste verità i fortunati continuatori del tango. I ritmi popolari sono talvolta nati in modo autonomo, nelle stesse viscere della terra. Ecco perché è nella musica che l'anima si avvicina al sentimento e l'armonia poetica risveglia in noi le più diverse emozioni. Dalle gloriose effemeridi del nostro centenario, le orchestre gradualmente lasciarono la loro culla di Suarez e Necochea, dove avevano mosso i primi passi le formazioni di Greco, Firpo, El Tano Genaro, El Alemán, Pirincio Canaro e altri,
e cominciarono a conquistare il centro della metropoli, che a poco li stava accogliendo, dando loro un grande successo. All'epoca questi gruppi musicali non erano ancora chiamati orchestra tipica. Questo era un nome che si diffuse qualche tempo dopo. Ma insomma, su Firpo Canaro non ci dice nient'altro oltre che la calvizie. È possibile che non c'è niente di interessante? Forse qualcosa lo troviamo su Todo Tango? Sì, ho fatto una ricerca su Todo Tango, senza andare tanto lontano, e dove cita come capitò che Firpo scrisse una parte di quello che si può considerare il tango più famoso di tutti i tempi, cioè la comparsita. E lo stesso Firpo lo ricorda così. Nel 1916 mi esibivo al caffè Ghirlanda di Montevideo quando un giorno arrivò un uomo con una quindicina di ragazzi, tutti studenti, per dirmi che avevano portato una marcetta e volevano che la arrangiassi perché pensavano che potesse essere un tango. La volevano per la sera stessa perché serviva a un ragazzo di nome Matos Rodriguez. Nella partitura in Dos por Quattro c'era un po' della prima parte e della seconda non c'era nulla. Presi il pianoforte e ricordai due tanghi composti nel 1906 che non avevano avuto alcun successo, la Gaucha Manuela e Curda Completa, e ho messo un po' di ognuno. Quella sera l'ho suonato con Bacigia De Ambrogio e Tito Roccatagliatta. Fu un'apoteosi, Matos Rodriguez era al settimo cielo. Beh, immagino che Firpo si sarà amaramente pentito di non averlo firmato insieme a Rodriguez, visto che questo tango era la comparsita e ha fatto guadagnare milioni di diritti d'autore. Sì, credo che se ne sia pentito amaramente davvero. Allora, la ascoltiamo questa comparsita in una versione proprio di Firpo, registrata parecchi anni dopo, cioè nel 37. A Descubrire il Tango Argentino abbiamo sentito la comparsita di Roberto Firpo, Calvo, e diamo adesso il benvenuto a Marco Castellani, il nostro ospite ormai da un anno, è qualcosa che come di consueto legge per noi i suoi articoli estratti dalla rivista The Tangeros Quarterly Review.
Questi articoli, tra l'altro, volendo, sono disponibili anche in forma cartacea nella Guida Sentimentale al Tango, che è una pubblicazione della Scuola Tangheros. Nel ciclo di quest'anno Marco tratteggia con la sua prosa sofisticata e la sua penna tagliente i ritratti dei grandi nomi del tango contemporaneo. Oggi Marco ci parla di Antonio Ottodaro. Sentiamo come sempre la presentazione che Marco ci ha scritto. Atahualpa Yupanqui diceva che una canzone non esiste finché non la canta il popolo. Quando poi la canta il popolo, è l'autore che non esiste più. Immagino che la sia e non sia d'accordo. Anche nel tango danza si pretende che la creazione sia collettiva e anonima, ma in realtà ci sono passi e sequenze che un nome e un cognome ce l'hanno e come, quelli di Antonio Ottodaro. Come tutti i grandi creatori, Antonio Ottodaro ha lavorato per la cosa in sé, ossia sulla forma, perché nella danza occorrono verità pratiche, materiali. Ottodaro quella verità le ha espresse in forma di grande bellezza, condensandole nei più nitidi, coerenti e luminosi materiali coreografici del tango moderno. Stava poi ai ballerini e sui allievi incarnarle con l'intensità e il lirismo che solo la milonga può dare. È importante ricordare che i suoi migliori allievi, cioè i fratelli Osvaldo e Miguel Angel Zotto, Pablo Verona, Alejandro Aquino, Milena Plebs, Vanina Bilù e Maria Chiara Micheli, oltre a essere ballerini straordinari, si erano tutti laureati alla milonga. Antonio Ottodaro è morto 25 anni fa. Ancora oggi, quando l'algoritmo mi porta agli occhi il grande mare marrone delle esibizioni, rivedo i suoi congegni, gli sprazzi e le scintille delle sue inconfondibili creazioni. Atahualpa Yupanqui non aveva poi sbagliato. Canticchio per consolarmi con Guccini. Per noi, come per tanti altri, Antonio Ottodaro era il maestro. Aveva moltissimo in comune con un altro maestro, Osvaldo Pugliese, perché in termini di tango era tra i pochi che parlava con verità di verità. Naturalmente era un ballerino eccezionale. Cominciò giovanissimo, contagiato da un amico, con il quale passò in strada tutta una notte a caricare un grammofono e a ballare, finché la polizia non li portò tutti e due al commissariato. Uscito di lì, ballò tutta una vita. La sua passione per il tango era così forte, l'emozione che provava così incontrollabile, che non volle mai essere un professionista, come diremmo oggi. Quando si esibiva lo faceva la milonga tra i suoi pari o ballando con sua figlia. Diventò invece uno dei più grandi insegnanti di tutti i tempi. Si considerava un sarto, dato che cuciva le sequenze sul corpo dei ballerini, mentre in realtà, come Dior e Balenciaga, era un maestro della haute couture. Per gli smemorati professionisti del tango creava sequenze e coreografie a getto continuo. La sua fantasia era illimitata, poteva lavorare anche 12 ore al giorno, accettava solamente coppie o allievi individuali. Con tutti era severissimo. Dai ballerini esigeva precisione sopra ogni altra cosa. Era questa una passione che aveva ereditato dall'oleoso mondo dei motori, da lui frequentato negli anni giovanili. Ogni anno passava qualche mese in Europa a insegnare agli insegnanti, i quali attingevano dalle sue creazioni un repertorio di sequenze che, come il raccolto e la provvista di legna, sarebbe dovuto bastare loro per sopravvivere all'inverno. Tirano avanti ancora oggi grazie alle sue lezioni. Antonio sembrava partecipare alla bellezza segreta della vita. Andava molto orgoglioso della sua milonga tierrita, una delle poche con il ristorante. Più che della qualità della danza, era fiero del chilometraggio delle salsicce che vi si cucinava ogni settimana, per non parlare della moltitudine di polli ai quali, a sentir lui, aveva tirato personalmente il collo uno a uno. Ma cosa resta della sua colossale eredità? Come Georges Balanchine, Antonio pensava che la danza fosse fine a se stessa e che in se stessa trovasse tutte le sue ragioni d'essere. Con il movimento non si propose di esprimere altro che il movimento stesso. Eppure la sua visionaria concezione del pas de deux, la celebrazione tecnica dei fasti del corpo, i mirabolanti precipitati della sua immaginazione giunsero a svelare la poesia e l'intima bellezza del gesto umano più di ogni simulazione espressionistica. Balanchine dovette affrancarsi dai vincoli della simbologia, Ottodaro da quelli del sentimentalismo, che tra tutte le chincaglierie accatastate sui tangheros è la più gringa. Nel tango l'anima deve sgorgare con discrezione e se si soffre di soppiatto. Quello di Ottodaro è in questo senso un tango paradossalmente liso, anche se sofisticatissimo, di una purezza e di un nitore tale da non essere infirmato nemmeno dalle complessità delle sue forme. A
attraverso i passi, le figure e le sequenze elaborate in 50 anni di officina, Todaro definì il lessico, la sintassi e il frasario essenziale della generazione più rivoluzionaria della storia del tango ballato, quella di Petrolio, Finito, Caccio Lavandina. Le generazioni successive invece hanno avvocato i titoli di successione dei maestri e ne hanno rovistato i forzieri, mettendo le mani sull'ascito. Il risultato è che ora quei prodigiosi congegni sono finiti in molte sparkling variation prive di scrupoli ortografici o negli euforici numeri d'attrazione delle milonghe che tanto servono a impressionare la gilada. Fino a quando è stato custodito dal corpo vivo e collettivo del baile, il primato dell'opera di Antonio Todaro non ha potuto essere scalfito dagli strafalcioni dei suoi presunti esegeti. Ora però che la musa d'asfalto non abita più alla milonga e che stile, senso estetico, eleganza e invenzione hanno cessato di essere le materie obbligatorie dell'Ateneo notturno, le fantasmagorie di Antonio si avverano più sui palcoscenici dei teatri che non sulle piste dei club di barrio, traslocando dal naturalismo all'illusione. Balanchine pensava, mentre Todaro ne era sicuro, che tutta la danza tendesse al pas de deux. Nei territori protetti del balletto, i continuatori di Balanchine hanno elaborato un linguaggio all'altezza di un corpo minimamente sociale. Nei periferici distretti del tango, i continuatori di Todaro proprio da tale altezza sono partiti. Nei primi, gli specializzati corpi dei danzatori contemporanei, altrimenti indeclinabili, sono incoraggiati dai coreografi a ritrovarsi in un abbraccio a loro estraneo. Nei secondi, i corpi veri e terreni dei tangheros, in vantaggio poiché dall'infelicità e dalla mancanza sono modellati, si completano in un abbraccio che tutto spiega e rivela. Da una parte l'aggiornato stato dell'arte, per non dire l'arte dello stato, della danza 2, e dall'altra la coppia millenaria che ci parla della verità della vita. Grazie ad Antonio Todaro questa verità fu visibile, ebbe finalmente grazia ed eloquenza. L'eredità Todaro dunque, seppur taroccata e contrabbandata sotto specie in che tutti, anche i nemici, potevano apparentemente operare, nascondeva invece uno strumento ben altri destinato, una lima nella pagnotta dell'ergastolano. Solo chi l'ha veramente cercata e per questo meritata ha potuto infine appropriarsene e usarla per la propria liberazione. Abbiamo sentito, dopo l'intervento di Marco Castellani, il brano R Codo nella versione di Sarli del 1941.
Bene, allora ringraziamo Marco Castellani per questo suo ricordo di Antonio Todaro, Todaro che è assolutamente importante ricordare perché è stato un ballerino, coreografo e formatore fondamentale dei tempi contemporanei. Marco ci ha parlato diffusamente del ruolo che ha avuto a Buenos Aires, mentre invece in una puntata di un anno e mezzo fa Wouter Brave, olandese, pioniere del tango in Europa, ci ha raccontato dell'importanza che ha avuto Antonio Todaro nella formazione della primissima generazione di tangheri europei, quindi assolutamente un personaggio da ricordare a tutto tondo per il ruolo che ha avuto nel tango contemporaneo. Ma adesso torniamo a parlare del tango in Italia e parliamo del 1933. Si ballava tango in Italia nel 1933? La risposta potrebbe non essere così scontata, perché dipende da come uno vuole guardare la realtà. Certamente in quell'anno il periodo del grande boom del tango era passato da 20 anni. Le mode cambiavano in fretta, l'arrivo del jazz, dei ritmi afroamericani aveva un po' spazzato via i gusti musicali che erano in voga nella Belle Époque. Eppure sappiamo che i musicisti degli anni 20-30 hanno continuato a comporre e suonare tango, sebbene i brani che ci sono pervenuti come registrazioni sono quasi sempre tango canzone, un genere che alla gente piaceva ascoltare e canticchiare, ma che era considerato poco ballabile. Difatti, i ballabili dell'epoca erano praticamente sempre eseguiti da orchestre strumentali senza cantante. Riguardo al tango, invece, abbiamo trovato un interessante articolo sulla Stampa, la Stampa del febbraio 33. La rubrica si intitola Confidenze ai ballerini, il neo tango e il passo doble. E quest'articolo è chiaramente orientato agli appassionati di ballo. Sentiamo cosa dice. Un grande attore cinematografico scomparso che iniziò la sua via della gloria ballando il tango si abbandonava spesso per riposarsi delle fatiche dello studio alla musica di questa danza. Il tango delle terre infuocate, delle notti palpitanti di stelle, il tango che quel grande attore seppe immortalare sullo schermo è scomparso. Parliamo del tango argentino, nato dalla fantasia di un guitarreros, salito ai fastigi della celebrità, svanito quando le grancasse del jazz batterono il ritmo della nuova musica. Naturalmente il giornalista sta parlando di Rodolfo Valentino, l'attore che era morto nel 26, 7 anni prima, e che nel 21 aveva ballato un celebre tango nel film I Quattro Cavalieri dell'Apocalisse. Quel tango però rappresentava la moda precedente, che negli anni 20 era stata sorpassata dallo shimmy, dal charleston, dal quickstep, dal black bottom, i ritmi del jazz. L'articolo prosegue poi così. Se scendete in qualche cittadina di provincia, pensosa e malata di nostalgia, troverete ancora nelle sale del circolo familiare 4 coppie di promessi sposi che ballonzolano al suono di un piano rauco e solitario, il tango argentino. Ma quei trattenimenti familiari sono la tomba dei balli celebri. Il pianista, chiamato a dirigere l'orchestra composta da qualche violino eternamente sentimentale, non si accorge che, intonando un tango argentino, lo accompagna all'ultima dimora. Quando nel circolo impiegati e professionisti della tal città di provincia si suonano balli di ultima moda, dite pure che quei balli sono già stati dimenticati dal resto del mondo. In questo caustico paragrafo il giornalista ci tiene a creare un abisso tra la città, che è il luogo dove si trovano i locali alla moda, e la provincia, destinata a rimanere indietro e sempre in ritardo sulle ultime tendenze. E sentiamo che il cronista indugia sullo squallore di questa sala sguarnita, di questo piano rauco, il violino sentimentale. Questi erano gli strumenti considerati fuori moda, perché negli anni 30 e 33 la musica alla page aveva il suono squillante di trombe e sassofoni. Ma sentiamo adesso la sorpresa. Il tango argentino è tornato alle vecchie chitarre che brontolano sulle ingiustizie umane. Un astro luminoso brilla nel firmamento tersicore, quello del tango jazz, ballo questo tutto diverso dall'altro tango. Esso non vuole genuflessioni, né tantomeno la mimica finale dello sguardo platonico. Il primo prescrive figure aperte a fondi
andate di scorcio, passi lunghi, profili uniti di volti. Il secondo invece è semplicissimo, sintetizzato. La fisarmonica nel nuovo tango è il principale strumento che si richieda. Gli americani, che per primi hanno rimesso in voga questo mantice a tastiera, se ne servono tanto che l'hanno fatto assurgere a primo elemento delle orchestre da ballo. Noi stiamo seguendo nell'esempio, anche perché le cose dell'altro mondo sono quelle che più ci colpiscono i nostri sensi. Quindi, secondo il cronista, è solo con la voga del jazz che in Italia si assume la fisarmonica come strumento delle formazioni da ballo. In realtà sappiamo che già nei primi anni 20 la fisarmonica era usata in formazioni da ballo, come per esempio quella dove militava Secondo Casadei, l'autore di Romagna Mia, per chi non lo conoscesse, è zio di Raul Casadei. È vero però che in queste prime formazioni la fisarmonica non aveva quel ruolo centrale che avrebbe poi avuto successivamente nel liscio. Ma continuiamo a sentire l'articolo perché le sorprese non sono finite. Il tango moderno, abbiamo detto, vuole figure chiuse. Esso si riduce, infine, in una serie di passi eseguiti molto lentamente, secondo le pause della fisarmonica e le note lunghe dei violini. Si può iniziare la danza partendo lateralmente, con passi lenti e, quando le note si susseguono più celermente, si eseguono passi corti e più svelti, fino a che la musica non ricondurrà le coppie alle soste primitive. Avere del buon orecchio in questa danza è cosa essenziale, mentre invece nel tango argentino si richiedeva, inoltre, una certa conoscenza di quella sua complicata coreografia. Questo potrebbe essere sconvolgente per qualche tradizionalista. Secondo il cronista del 33, il tango argentino che andava di moda 20 anni prima, cioè nel 1913, si ballava con figure aperte e movimenti coreografici, mentre invece il nuovo tango jazz del 33 si balla lentamente, con figure chiuse, semplici, improvvisate. Insomma, sembrerebbe che il neotango assomigli moltissimo a quello che noi chiamiamo tango milonghero. E prima di passare a descrivere dettagliatamente una sequenza di passi di tango jazz, il cronista sferra quest'ultimo colpo alle nostre certezze. Nel nuovo tango, qualche evoluzione che ricordi la danza argentina non è affatto antiestetica, è però consigliabile occupare il minor spazio possibile. Insomma, l'autore lascia passare il messaggio che il tango argentino è di sua natura ingombrante e quindi va usato solo ogni tanto e con cautela. Noi che conosciamo il tango argentino del 2019, e sono quasi 100 anni dopo, faccio notare, questa osservazione potrà sembrare strana. In realtà però non è la prima volta che sentiamo dire questa cosa. Veloz e Yolanda, che sono due ballerini americani molto importanti, nel loro libro Tango e Rumba del 38, dicevano qualcosa di molto simile. Sentiamo. Per rendere la tua conoscenza del ballo completa, devi sapere qualcosa sul tango argentino. Alcuni dei movimenti del tango argentino sono sopravvissuti e sono utili specialmente se li esegui negli angoli della pista o nei punti in cui puoi fermarti per un attimo senza dover per forza andare avanti, ma usali senza esagerare. Questi movimenti erano i più popolari all'inizio del secolo, ma ora vengono eseguiti in modo un po' diverso. Non si fanno più i movimenti frenetici con i piedi, le flessioni profonde, i piegamenti sulle ginocchia ispirati al ritmo originale di Habanera. Tutto è molto più piccolo, calmo e controllato. Quindi sembra che nel corso degli anni 30 sia intervenuto un cambiamento radicale nel tango, non solo nei passi ma proprio nella composizione del ballo e nell'atteggiamento, visto che nello stesso periodo sentiamo dire le stesse cose da due lati opposti del mondo, cioè da un maestro di ballo italiano e da una coppia di professionisti americani della danza. E adesso ascoltiamo una milonga, si tratta di una registrazione effettivamente del 1933, la voce è quella di Carlitos Gardel che canta Milonga del Novecento. Y no voy por la vedera, uso funge a lo pasera, calzo bota militar. La quise porque la quise, y por eso ando penando, se me fue, ay, ni sé cuánto volverá.
nombra la guitarra cuando dicen su canción las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sepa que me la nombran si no la puedo olvidar. Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego. Donde me invitan me quedo y donde sobro también. Soy del partido de todos y con todos me la entiendo. Pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alén. Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. No me gusta el empedrado ni me doy con lo moderno. Descanso cuando ando enfermo y después que me sanar. La quiero porque la quiero y por eso la perdono. No hay piosa que orque me encono para vivir amarga. Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. Radio Crossover Disco, a descubrire il tango argentino. Abbiamo sentito Gardel, il brano del 33, Milonga del 900, e diamo ora il benvenuto a Davide Baroncini, presidente dell'associazione di tango Imola Faenza, ma soprattutto appassionato, studioso della storia del tango e delle sue contaminazioni internazionali. Davide ogni mese nella sua rubrica Tango Senza Confini ci illustra uno dei mille percorsi del tango argentino nel mondo. Il mese scorso Davide ci aveva parlato degli esordi del tango in Spagna e delle contaminazioni fra il tango e la musica tradizionale spagnola. Il percorso del tango in Spagna è molto lungo e interessante ed il racconto di Davide della puntata precedente si interrompeva negli anni 30. Oggi riprendiamo questo discorso, quindi la storia del tango in Spagna, e iniziamo, Davide inizia il suo racconto con un evento tragico, la guerra civile spagnola del 36. Sentiamo Davide. Un caro saluto a voi, Marina e Roberto, nonché a chi ci ascolta. Lo scoppio dell'atroce guerra civile spagnola interruppe, come avvenne con la prima guerra mondiale per il resto d'Europa, lo sviluppo del tango in Spagna. Solo un anno prima che cominciasse il conflitto, nel 1935, Discepolo e sua moglie Tania si recarono in Spagna per una serie di spettacoli e conferenze che culminarono in un concerto memorabile al Teatro Coliseum di Madrid, in cui un'orchestra, composta quasi integralmente da musicisti spagnoli, accompagnò Discepolo e Tania. Proprio la nazionalità degli orchestrali permise di evitare di presentarsi con il tradizionale costume da gaucho, sussunto come elemento esotico dalle esibizioni dei musicisti argentini in Francia, anche se in realtà era un sotterfugio adottato per aggirare il divieto per i musicisti stranieri di esibirsi se non appartenenti appunto a un gruppo di folklore. Discepolo si presentò in immacolato frac bianco e Tania con un vestito di alta sartoria, quasi a monito di quello che sarebbe successo alcuni mesi dopo. La coppia infatti lasciò la Spagna nel 1936, poco prima che scoppiasse la guerra civile, e Tania stessa ricorda lo sgomento di Discepolo. Enrique sentiva che la sua Spagna dorata stava sull'orlo del precipizio di uno scontro fratricida. Discepolo purtroppo non si sbagliava.
e il sanguinoso conflitto civile scoppiò a metà del 1936, con la sollevazione di gran parte dell'esercito, capitanato da Francisco Franco, contro la Repubblica Civile Spagnola. Nonostante le brutalità belliche, durante il conflitto si cantò molto, sia nel fronte nazionalista, ma ancor di più nella parte repubblicana. Ogni corpo, ogni brigata aveva la sua propria canzone. Un dirigente operaio argentino, Ángel Ortelli, che si era recato in Spagna, scrive un articolo pubblicato nel febbraio del 1938 sul giornale La Nuova Spagna, intitolato «Anche con il tango cantano in guerra». Ecco le sue notazioni. Ogni corpo militare di ciascuna regione ha fatto delle sue canzoni tradizionali i loro inni di guerra e di lotta. E, perché non sottolinearlo, anche il nostro tango, questo tango senza alcun riferimento specifico, qui è diventato un'arma di combattimento, di lotta. Furono numerosi i corrispondenti di guerra argentini, tra i quali vale la pena di ricordare Raúl González Tuñón, giornalista, poeta e autore di testi di tango, oltre che gran ballerino. Persino sotto i bombardamenti si ascoltava tango. A Madrid, assediata e cannoneggiata dalle truppe franchiste, si udiva, dagli altoparlanti posti in città, il famoso tango canzone Silenzio di Gardel, soprannominato Silenzio en la Moncloa, un quartiere di Madrid, a ricordare i rari momenti in cui le truppe assediate potevano riposarsi dai ripetuti bombardamenti. Ironicamente, i repubblicani madrileni assediati, secondo alcune testimonianze, cantavano nel frastuono delle bombe anche il tango su Socos Serrarum di Gardel. Lo scrittore e combattente Edmond Vallès scrisse nel suo libro Dietiario di guerra, cioè Agenda di guerra, che durante le operazioni militari aveva ascoltato cantare i tanghi Volver, El día que me quieras e Dios muchachos. Durante la guerra furono distrutte per riutilizzarle a scopo militare numerose matrici di dischi di tango dall'incalcolabile valore artistico. Una quarantina di registrazioni di Gardel e buona parte delle incisioni spagnole del trio Erusta, Fugazot, De Mare furono perse per sempre. La guerra civile spagnola ebbe ampie ripercussioni anche a Buenos Aires, dove spesso scoppiavano alterchi e risse tra gli appartenenti alle diverse fazioni. Anche il mondo del tango si spaccò. A favore della Repubblica si schierarono, tra gli altri, Libertad Lamarque, Sofia Bozán, Enrique Discepolo e Tania, Agustini Rusta, Mercedes Simone, Francisco Canaro, Ugo del Carril, Pedro Laurens, Tito Lusiardo. Alla causa opposta invece avevano aderito le cantanti Tita Marello, Gloria Guzmán, Lola Membrives e Celia Gámez, che nel 1938 si recò in Spagna in una tournée nelle zone occupate dai franchisti. Anni dopo, Svaldo Pugliese, rispondendo a una domanda sulle sue idee politiche, rispose: «Leggendo le notizie sulla guerra civile spagnola, mi schierai con la causa repubblicana e mi iscrissi al Partito Comunista». Il cantante Agustini Rusta, che per molti anni aveva vissuto a Barcellona, commenterà nel suo libro Il Trovero: «Mi dolse immensamente l'inferno di sangue e di morte, nonché le sofferenze indicibili che sommersero la Spagna e il suo valoroso popolo. Mi sentivo infelice ricordando i tempi in cui migliaia di spettatori entusiasti ci applaudivano, mentre ora si massacravano. E ripensavo alle meravigliose città che avevamo visitato, ora distrutte dai bombardamenti. Tutto questo riempiva la mia anima di tristezza e dai miei occhi sgorgavano lacrime amare». Nel 1939 cessa la guerra civile, ma non le sofferenze del popolo spagnolo e soprattutto dei profughi repubblicani fuggiti in Francia e là detenuti in campi di concentramento. Il tango Somos los Rojos Refugiados, Siamo i Rifugiati Rossi, cantato sulle note di Esta Noche Me Emborracho di Discepolo, ne racconta i patimenti e il dolore per la sconfitta. Ma cosa accadde al tango in Spagna dopo il conflitto? Madrid e Barcellona, che più delle altre città avevano sofferto i danni della guerra, cessarono quasi completamente di tenere concerti di tango. Enrique Cadicamo, pochi anni dopo, si recò in Spagna e davanti all'avvilente panorama postbellico confessò: «Desideroso di scappare, presi subito un aereo per Roma». Ovviamente qualcosa si continuava ad ascoltare, seppure nella desolazione lasciata dalla guerra, ma non con lo stesso entusiasmo degli anni precedenti, perché
Altre forme di intrattenimento erano maggiormente seguite, come i film commedia americani, lo sport o la canzone melodica. Proprio quest'ultimo, come evidenzia lo scrittore Manuel Vázquez Montalbán, era legata all'intento politico di creare una canzone nazionale melodica e condizionata tematicamente da una determinata idea della peculiarità spagnola. Inoltre, anche la censura contribuiva a modificare i testi del tango, uniformandoli alla volontà politica dei vincitori. Nonostante queste difficoltà, alcuni artisti continuarono a esibirsi in concerti di tango. Ovviamente quelli che si erano schierati a favore di Franco ebbero le porte aperte e così la cantante Celia Gámez continuò a lavorare in terra iberica sin dal termine del conflitto. Ma per più di 7 anni a esibirsi furono soprattutto artisti spagnoli, a eccezione dell'orchestra di Rafael Canaro che suonava in un cabaret di Barcellona. Nel 1947, primo tra i grandi nomi del tango argentino, giunge in Spagna Francisco Lomuto con il suo complesso e i cantanti Chola Luna e Alberto Rivera. L'orchestra di Lomuto, oltre ad alcune esibizioni, fu ingaggiata pure per produrre la colonna sonora della pellicola La Cigarra, la cicala. Nel 1950 arriva il solista Ugo del Carril, che girò anche il film El Negro que tenía el alma blanca. Nel 1952 il pianista Juancito Díaz, soprannominato El Caballero Solista, si esibisce a Siviglia. Nel 1955 arriva a Madrid il cantore dei 100 quartieri porteni, ossia Alberto Castillo, accompagnato al piano dal maestro Jorge Dragone. Al suo ritorno in Argentina, Castillo incorporò nel suo repertorio alcune tipiche musiche spagnole, soprattutto pasodobles e bulerias. Nel 1954, in una serie di spettacoli quasi dimenticati, si esibisce il bandoneonista Eduardo Rovira. E nel 1955 il famoso cantante Charles si esilia nella penisola iberica per motivi politici. Charles era al tempo sposato con Rosa Herminia Gómez, meglio conosciuta come Sabina Olmos, attrice e cantante di tango. Ed era lei che ebbe problemi con la dittatura a causa delle sue idee politiche, che erano osteggiate dal regime denominato la Revolución Libertadora, che destituì militarmente il presidente Perón. Per questo motivo la coppia decise di andarsene dall'Argentina per cominciare una lunga peregrinazione che li porterà a vivere anche 2 anni in Spagna. Nel 1955 anche Tania, vedova di discepolo morto nel 1951, ritorna in Spagna per esibirsi in alcuni locali di Barcellona. Accanto a lei un misconosciuto bandoneonista argentino di nome Jorge Cerriotti, che viveva al barrio Chino di Barcellona, suonando in vari bar della città per guadagnarsi da mangiare e qualche mancia. In piena epoca franchista, nonostante restrizioni di vieti, a Barcellona si continuava a ballare tango, soprattutto tra il popolo. C'erano orchestre quali la Tropicana o la Maraveglia che suonavano regolarmente e nella prima parte della serata si dedicavano al foxtrot e al bolero, mentre la parte finale era riservata al tango e al vals. Il lento processo di ritorno alla normalità sociale si stabilizza intorno agli anni 60. Irusta ritorna in terra iberica numerose volte, sin dal 1959. Una sua dichiarazione esplicita perfettamente la situazione del tango, che appare anche come metafora della condizione della Spagna a quel tempo. Quello che mi emozionò molto, ben più che gli applausi e il denaro guadagnato, fu vedere uomini maturi e donne dai capelli grigi che, sentendomi cantare Confession o Gira Gira, avevano il sorriso sul labbra e gli occhi tristi. A me sembrava di riconoscerli tutti come 30 anni prima. Erano la vecchia guardia del tango a Barcellona. Sempre nel 1959 si presenta in una tournée Edmundo Rivero. Ma il vero protagonista indiscusso del rilancio del tango in Spagna è senza dubbio Carlos Acuña. Il cantante argentino, fervente peronista, era stato costretto all'esilio dopo la Revolución Libertadora del 1955 e si era trasferito a Madrid, dove aveva avuto asilo politico anche lo stesso Perón. Perón invitava spesso nella sua residenza il cantante. Per questo motivo Acuña era stato soprannominato il cantor del general. Acuña in Spagna era considerato la bandiera del tango.
perché vi rimase per lungo tempo e realizzò numerosi dischi, oltre a innumerevoli concerti, spettacoli teatrali, registrazioni radiofoniche e partecipazioni a programmi televisivi. Fu persino protagonista nel film El hombre de la botas de oro, l'uomo con gli stivali d'oro. Celebre il suo tango Hala Madrid, dedicato alla squadra di calcio del Real Madrid. A Madrid cantava spesso nel ristorante El Rincón del Tango, dove si esibirono anche altri artisti del tango argentino. A partire dal 1960 e per quasi 30 anni il tango in Spagna visse la stessa crisi che lo aveva colpito nella madrepatria. Sempre meno persone lo ballavano, sempre minore interesse sollevava tra le nuove generazioni e soprattutto erano cambiate le condizioni politiche e sociali e quindi anche il tango aveva cominciato a cercare nuove forme sonore. Non di meno continuarono a giungere numerosi artisti, anche se solo occasionalmente e per mere questioni economiche. L'elenco delle presenze sarebbe lungo, ma vanno citati i concerti di Troilo nel 1971, di Piazzolla assieme al jazzista Jerry Mulligan nel 1975 e di Osvaldo Pugliese nel 1988. Proprio il concerto di Pugliese sancisce la rinascita del tango in terra spagnola. Pochi anni prima si erano cominciati ad osservare i primi segnali di un rinnovato interesse. Nel 1985 a Barcellona, in occasione della Semana di Buenos Aires, venne posto un busto di Carlos Gardel e furono programmati dibattiti, spettacoli, concerti e programmi radiofonici e televisivi sul tango. L'allora sindaco di Barcellona, Pasqual Maragall, presentò così la rassegna. Il rapporto amichevole tra Barcellona e Buenos Aires non è nuovo. I rapporti sono di vecchia data, gli esiliati da un lato e dall'altro, i migranti per cause economiche, gli artisti. Carlos Gardel fu amato da Barcellona e fu un sostenitore della squadra di calcio. Barcellona probabilmente non ha mai avuto miglior ambasciatore nel mondo. Il rilancio definitivo del tango, tuttavia, si consacrò nel 1989 e non a Madrid o a Barcellona, bensì a Granada, dove un esiliato politico argentino, Horacio Tato Rebora, gestiva un bar-libreria chiamato La Tertulia, il Raduno, che lui chiamava ironicamente il bar dei cospiratori rossi, in cui si ritrovavano gli esuli politici argentini e sudamericani in genere a leggere poesie e ad ascoltare tanghi. Perché si sentì l'esigenza di organizzare un festival proprio a Granada? Lasciamo alle parole dello stesso organizzatore la spiegazione. Tutto cominciò con un concorso letterario sul tango che venne vinto dal poeta locale Javier Egea. Poi nel 1981 venne stampato un libro chiamato Granada Tango, a cui collaborarono alcuni grandi scrittori come Julio Cortázar e Mario Benedetti. Dopo quel libro ci si trovava sempre più spesso ad analizzare i testi di tango e sorse quasi spontanea l'esigenza di organizzare un festival dedicato. La convinzione di fondo era che il tango è un'espressione culturale capace di manifestarsi nella musica, nel ballo e nelle parole e che l'analisi del suo sviluppo storico può essere concepita come possibilità estetica per il presente. Da quel primo festival nel 1989 si rilancia il tango in Spagna con una traiettoria simile a quella delle altre nazioni europee, con l'affermazione definitiva a partire dagli anni 2000. Il festival quest'anno compie la bella età di 31 anni e ho visto che il caro amico, nonché prezioso collaboratore di questa trasmissione, Fabrizio Mocat, parteciperà alla manifestazione. Che dire, tutti a Granada! Vi saluto lasciandovi all'ascolto del brano che abbiamo scelto per voi. Hasta la traición por su héroe.
cuerpo que hoy es un cascajo, fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Me chifla por su belleza, le quité el pan a la vieja, mi terrible pecador. Pecadé sin amigo, que viví de mala fe, de rodillas y morales un mendigo cuando se fue. Nunca soñé que en la avería entre quien quimpachis tan cruel como el de hoy. Miren si no es para suicidarse, que por ese cachivache sea lo que soy. Viera venganza la del tiempo que lo hace ver derecho lo que un amor. Este encuentro me ha hecho tanto mal que si no pienso más termino envenenado. Esta noche me emborracho bien, me mamo bien mamado por no pensar. E abbiamo sentito Davide Baroncini e, sul Tango in Spagna, il brano di Celia Gomez, Esta noche me emborracho. Celia Gomez è una delle artiste citate da Baroncini nel suo intervento. Cantante argentina emigrata in Spagna e come tanti aveva preso una posizione in questo scontro della guerra civile e, questa canzone, Esta noche me emborracho, come ci ha raccontato Davide, nel corso, anzi alla fine della guerra civile, diventò una canzone popolare di lamento dei rifugiati politici. E abbiamo la versione, una interpretazione moderna di questo canto, che è Somos los tristes refugiados. Sentiamo. Insomma, di Esta noche de emborracho è rimasto proprio poco. C'era la melodia, comunque hanno cambiato le parole, hanno cambiato l'arrangiamento, hanno cambiato un po' di cose, però hanno fatto propria questa canzone e hanno espresso il loro lamento popolare. Se la ricordavano un po' così e così la versione originale, vabbè. Ma cambiamo discorso, ringraziamo ovviamente moltissimo Davide Baroncini per il suo intervento storico, come sempre molto puntuale e molto interessante. E ora presentiamo il nostro prossimo ospite, si tratta di Marcello Castello. Marcello ha preparato per noi un servizio molto lungo sulle prime esperienze degli artisti argentini fuori dal Rio della Plata. La prima parte di questo servizio l'abbiamo presentata il mese scorso e oggi un po' alla volta presentiamo anche la seconda parte. Nella prima parte del mese scorso Marcello ti aveva parlato dei diversi miti, come quello per esempio della fregata Sarmiento, che nel 1907 ha portato il tango, la morocia, in Europa, solo che peccato che la fregata Sarmiento nel 1907 era da un'altra parte, quindi non l'ha portato. Ci ha parlato di Diego Munija, che registra il primo tango criollo Bartolo nel 1905 in Spagna. Ci ha parlato delle esibizioni di tango di Olimpia D'Avigny e Maria Cores in arte Las Argentinas e prima ancora quella di Monsieur Treville con Mademoiselle Compton, entrambi nel 1906 esibirsi tango in Europa.
Questa volta Marcello prosegue il discorso parlandoci degli altri importanti protagonisti dell'arrivo del tango in Europa. Lasciamo quindi la parola a Marcello, come al solito, dopo faremo la traduzione in italiano. 1907 también sería un año bastante interesante porque tenemos en principio grabaciones de todos los compositores mencionados, Romeral, Eugenio López, los Gobi, tanto en Europa como en Estados Unidos. Pero también se le suman acá nuevos actores, entre ellos los Meccherini, que ya hemos hablado, a partir de 1907, que comienzan presentando el tango argentino en Francia, y de ahí en más hasta 1911 no solamente recorren toda Europa con gran éxito, sino que además hacen giras por Buenos Aires, Brasil, Cuba, Costa Rica y México. Todo eso antes de 1911, es decir, todas esas giras alrededor del mundo antes de la llegada de Casimiro Aín, de Bernabé Simarra, del Cachafaz, de Jeroni Flores, de Saborido, de Los Niños Bien, antes de todos ellos ya esta pareja estaba recorriendo el mundo bailando tango argentino. Allora, Marcello ci dice che anche il 1907 è stato un anno abbastanza interessante, intanto perché abbiamo registrazioni di tutti i compositori già menzionati, come Romerale, Eugenio López, i Gobbi, tanto in Europa quanto negli Stati Uniti. Inoltre si trovano adesso nuovi protagonisti del tango, tra cui i Meccherini, che ricordiamo erano di Voghera, che Marcello aveva già menzionato, e a partire dal 1907 cominciano a presentare il tango argentino in Francia e fino al 1911, e non solo girano con grande successo tutta l'Europa, ma fanno una tournée che tocca Buenos Aires, Brasile, Costa Rica, Cuba e Messico. Tutto questo prima del 1911, cioè tutte queste tournée in giro per il mondo succedono tutte prima dell'arrivo di Casimiro Aín, di Bernabé Simarra, del Cachafaz, di Flori Flores, di Saborido, dello Niños Bien. Prima di tutto ciò, questa coppia già stava girando il mondo con il tango argentino. Ma sentiamo come prosegue Marcello. Parallelamente, ese mismo año, 1907, aparece la figura emblemática, para mí, el principal vector de difusión del tango en Europa, que es la figura de Todd Camps. Todd Camps organiza en Europa el primer campeonato de tango que tenemos registrado, el sábado 9 de marzo de 1907. Eso es en Niza, en Francia. Al año siguiente, Todd Camps cambia su nombre y se pasa a llamar Camille de Rinal, y se constituye en el primer profesor de baile conocido en enseñar tango argentino en París. Además compone un montón de obras porque era compositor. Yo le rastreaba alrededor de 84 obras, entre ellas algunos tangos, el más conocido Chichirico. También se constituye como organizador de milonga en Magic City, que era, él alquilaba el lugar y hacía dos veces a la semana hacía milonga en el Magic City. Y bueno, y además organizó todos los eventos y campeonatos del mundo habidos y por haber sobre tango desde 1909 en adelante. De hecho, los campeonatos del mundo que ganan Bernabé Simarra y que gana Casimiro Aín, ambos fueron organizados por él. Parallelamente, nello stesso 1907 appare quello che per Marcello è la figura emblematica e il principale vettore di diffusione del tango in Europa. Sta parlando di Todd Camps. Todd Camps organizza in Europa il primo campionato di tango di cui si abbia notizia, sabato 9 marzo del 1907 a Nizza in Francia. L'anno successivo cambia nome e si fa chiamare Camille de Rinal e diventa il primo professore di ballo che insegni tango argentino a Parigi. Inoltre compone una montagna di opere perché era anche compositore. Marcello ha contato circa 84 sue opere, tra cui alcuni tanghi. Il più conosciuto si intitola Chichirico. Todd Camps diventa poi l'organizzatore della milonga del Magic City a Parigi, affittava il locale e faceva una milonga due volte alla settimana. E inoltre Todd Camps, ovvero Camille de Rinal, organizzava tutti gli eventi e tutti i campionati del mondo di tango dal 1909 in avanti. Infatti entrambi i campionati del mondo che vinsero Bernabé Simarra e Casimiro Aín erano stati organizzati proprio da lui. En 1908, por ejemplo, aparece uno de los principales, de los más importantes violinistas argentinos, Andrés Dalmau, que entre el repertorio de música clásica que él presentaba,
presenta Tango Argentino, de Ferruccio Catelani. Es decir, dentro de su repertorio clásico, él incluía el tango argentino. Y esto lo tenemos a partir de un aviso de la Gaceta Mallorca 1908, ¿sí?, donde se anuncia justamente un concierto en el Teatro Principal. Así que ya tenemos en 1908 bastante movida también. Ese mismo año aparece un film que todavía no hemos podido localizar, que se llama Le Tango Rouge. Le Tango Rouge es un film que en principio sería dedicado al tango argentino, todavía no lo hemos podido verificar porque no lo hemos encontrado, dirigido por Charles de Rochefort. Fue filmado en los estudios Lordier, los exteriores se hicieron en Versalles. El costo de este film fue de 8.000 francos y la verdad fue un fiasco que lo llevó a Charles Rochefort a estar alejado un breve tiempo de los sets de filmación hasta que posteriormente volviera con otras producciones un poco más interesantes. Nel 1908 abbiamo uno dei più importanti violinisti argentini, Andrés Almao, che in mezzo al repertorio di musica classica che presenta anche il tango argentino di Ferruccio Catelani, cioè all'interno del suo repertorio classico includeva tango argentino. Questo lo sappiamo grazie all'avviso della Gazzetta Maggiore del 1908 in cui si annuncia un concerto nel Teatro Principale, quindi abbiamo anche nel 1908 un grande fermento. Nello stesso anno esce un film che Marcello non è riuscito però a trovare. Marcello ha una grande collezione di film antichi sul tango, anche del periodo del muto, ma purtroppo questo non è riuscito a trovarlo. Questo film si intitola Le Tango Rouge, che sembrerebbe dedicato al tango argentino, anche se ovviamente non l'abbiamo mai verificato. Il film è diretto da Charles de Rochefort, filmato negli studi Londier, mentre gli esterni sono stati filmati a Versailles. Il film costò circa 8.000 franchi, ma in realtà fu un fiasco dal punto di vista commerciale. Infatti Rochefort rimase senza filmare per un certo tempo per riprendersi da questo fiasco e ricominciò a lavorare diverso tempo dopo per trovare qualcosa di più interessante. Así que bueno, estamos a 1908 y ya vemos que la cantidad de movimiento que ha habido en Europa con el tango argentino es bastante significativa. Tenemos cantantes, tenemos partituras editadas en Europa, específicamente en España, tenemos conciertos de música clásica que incluyen tango argentino, tenemos bailarines como, por ejemplo, las argentinas y los mecherines bailando no solamente en Europa, sino en todas partes del mundo, en América también. Y llegamos a 1909... también con un suceso bastante interesante, que se presenta en el Folies Bergère de París, el espectáculo criollo, bailado por Jean Marnac y Nora Lyons. Este espectáculo se basaba en una obra, una partitura llamada El Criollo, compuesta por José Luis Roncalló y Octave Cremieux, y que la partitura estaba dedicada a Jean Marnac y Nora Lyons del Folies Bergère, es decir, hicieron la partitura dedicada a ellas. Algo muy interesante es que todas las partituras que se editaron en Francia y en España también se registraban en Estados Unidos, y encontramos los registros de todas ellas en Estados Unidos, en el registro de patentes, y ahí lo que nos hace notar el interés que había de parte de los europeos en llevar esto a Estados Unidos y registrarlo, ¿no?, como un nuevo mercado. Marcello ci ha parlato del 1908 e di tutto quello che è successo in Europa con il tango argentino. Abbiamo avuto cantanti, spartiti stampati, ci sono stati concerti di musica classica con il tango argentino dentro, ballerini come la Sargentinas, lo Mecherinis, cioè i Mecherini, che erano appunto italiani, che ballarono non solo in Europa ma anche nel resto del mondo e fino in America. E arriviamo al 1909 con un successo abbastanza interessante che si presenta alle Folies Bergère di Parigi. Lo spettacolo criollo in cui ballavano Jean Marnac e Nora Lyons. Questo spettacolo si basava su una partitura dal titolo El Criollo, che era una canzone composta da José Luis Roncalló e Octave Cremieux. E la partitura era dedicata proprio alle artiste Jean Marnac e Nora Lyons del Folies Bergère. Cioè la partitura nasceva già dedicata a loro.
Un'altra cosa molto interessante è che tutte le partiture che si pubblicavano in Francia e in Spagna venivano poi registrate negli Stati Uniti. Marcello ha trovato i registri di queste partiture appunto nei registri del copyright americani. Marcello fa notare quindi che c'era interesse da parte degli europei negli Stati Uniti proprio come nuovo mercato. Adesso ascoltiamo un tango di Aníbal Troilo, canta Alberto Marino, il tango si chiama Sombras nada más. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda vertirla a tu piel, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy así, perdido en mi soledad. Sombra nada más, acariciando mis manos. Sombra nada más, el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final. Sombra nada más, entre tu vida y mi vida, sombra nada más, entre tu amor y mi amor. A descoprire il tango argentino, torniamo in studio, stiamo ascoltando l'intervento di Marcello Castello sul tango in Europa all'inizio del XX secolo. Continuiamo ad ascoltare il suo brano. Las partituras non solamente son las de la Casa d'Otesio de España, por ejemplo, 1907 tenemos en Francia El Plata, ¿sí? Editado por Andreu, que es tango argentino. Tango criollo, del que hablamos recién, ¿sí? Editado por Georges Jalloux. El tango parisien, en 1908 tenemos Le Puchero, tango criollo. Y en 1909 una partitura bastante particular, que es ¿Y cómo le va? Esa es de Valverde. Ahora bien, ¿por qué digo esta partitura muy interesante? Porque ¿Y cómo le va? Fue el tango por excelencia en Estados Unidos, perdón, los años 1911 y 1912. Era el tango que más sonaba, y cómo le va de Valverde. Después hay una reedición de 1912 de la Casa d'Otesio de España. Allora, Marcello ci dice che le partiture pubblicate in quegli anni 1907-1909 non sono solo quelle della Casa di Otesio di Spagna. Per esempio, nel 1907 esce in Francia El Plata, pubblicato da Andreu, che è un tango argentino, e poi Tango Criollo, di cui abbiamo già parlato, che è pubblicato da Georges Galliou.
Le Tangue Parisienne. Nel 1908 abbiamo Le Puccero, un tango criollo e una partitura abbastanza particolare che si intitola I Como Le Va di Valverde. I Como Le Va è una partitura, secondo Marcello, particolarmente interessante perché diventa il tango per antonomasia, per eccellenza negli Stati Uniti tra il 1911 e il 1912, cioè è il tango assolutamente più suonato. Poi nel 1912 ci fu una revisione della casa Oterzio di Spagna. Continuiamo a sentire l'intervento di Marcello. En 1910 ya tenemos un año también bastante interesante, fundamentalmente por un film llamado La Rose et la Violette de 1910, restaurado por René Lichtig, que es bastante particular porque ahí podemos observar al profesor Roberts y es el primer registro filmográfico, al menos que yo tengo, que se puede observar el 8 atrás en la mujer. Es un video realmente muy interesante y repito, se ve al profesor Roberts bailando, un profesor muy conocido de la época, de hecho fue quien le dio a Casimiro Inn la primera oportunidad de reemplazarlo en sus clases de París. En ese mismo año estaban instalados allá en Francia Alfredo y Flora Gobi, y Gobi edita 5 partituras en la casa de Eugène Jouvet, 5 partituras de tango, con una particularidad, que en la contratapa la teoría de la danza era dada por Eugène Giraudet, que era uno de los principales maestros de danzas de París por aquellos años. Marcello ci dice che anche il 1910 è un anno piuttosto interessante, fondamentalmente perché in quell'anno esce un film dal titolo La Rose et la Violette, restaurato da René Lichtig, che è molto interessante, molto particolare, perché in questa pellicola si può vedere ballare il professor Roberts ed è il primo documento filmato in cui si vede una donna che fa l'occhio indietro, almeno l'unico, il primo che ha trovato Marcello nelle sue ricerche. Il professor Robert era un professore molto conosciuto all'epoca, era quello che diede, per intendersi, a Casimiro Inn la possibilità di sostituirlo nei suoi corsi a Parigi. Nello stesso anno, poi 1910, erano in Francia anche Alfredo e Flora Gobbi. I Gobbi pubblicarono 5 partiture per la casa dei Cinque Jouvet, che avevano nella loro controcopertina la teoria della danza ed era a firma di Eugène Girardet, che era uno dei principali maestri di danza di Parigi di quegli anni. Así que 1910 también fue un año con algunas novedades. Repito, esta película, La Rose y la Violette, es muy interesante cómo bailan. Y bueno, ya llegamos luego a 1911, donde encontramos los primeros manuales de tango que se editan, tanto en París como en Inglaterra. En París, Charles Lefort edita Le Art de la Danse, y en el Reino Unido, Walter Humphrey edita House to Dance de Tango, de 1911. Son los dos primeros libros que podemos registrar referidos exclusivamente al tango argentino. Uno de ellos lo tenemos en nuestro poder, el de Charles Fort. No hemos podido encontrar el de Walter Humphrey, solamente hemos encontrado su descripción y su existencia dentro de catálogos, pero todavía no hemos podido obtener el libro en sí. E quindi arriviamo al 1911, in cui incontriamo i primi manuali di tango pubblicati in Francia e in Inghilterra. A Parigi Charles Fort pubblica Les Arts de la Danse e in Inghilterra Walter Humphreys pubblica How to Dance the Tango. Questi sono i primi due libri di cui abbiamo notizia che si riferiscono al tango argentino. Marcello ci dice, apparentemente con un certo rammarico, che lui possiede soltanto il volume di Charles Fort, mentre quello di Walter Humphrey lo conosce solo attraverso le citazioni di repertori e cataloghi. Bueno, como hemos visto, desde 1905 hasta 1911 fue bastante interesante la actividad que existió con respecto al tango argentino, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos. Y bueno, eso muestra las claras de que todo lo que se habla acerca de cuando los niños vienen, llevaron el tango, o Saborido, o el Cachafaz y demás, son todos errores, es toda falta de información, y que hoy en día, por suerte, hemos podido verificar y documentar ya existencias del tango argentino en estos lugares desde mucho tiempo antes. Bueno, por el momento nada más, espero que les haya gustado y bueno, será hasta la próxima emisión.
Insomma, in conclusione, Marcello ci ha mostrato come tra il 1905 e il 1911 ci fu molta attività intorno al tango argentino in Europa e negli Stati Uniti, e quindi, dice Marcello, tutto quello che si racconta di quando los Niños Bien hanno portato il tango all'estero, il Saborido, il Cachafaz, sono tutti errori, carenze di informazioni, e oggi per fortuna abbiamo potuto verificare e documentare l'esistenza del tango argentino all'estero anche molto tempo prima. Allora ringraziamo ancora una volta Marcello Castello per il suo intervento, questa volta molto complesso, molto lungo, molto articolato, che abbiamo diviso in due parti. Vi ricordo la prima parte si abbiamo fatta ascoltare un mese fa, quindi potete trovare la registrazione, il podcast, il fatidico podcast. Adesso ascoltiamo un vals di Riccardo Tanturi con la voce di Alberto Castillo. Il vals si chiama Recuerdo. Compañerito la tarada, la mujer que jamás olvidaré y que llevo en el alma reflejada, como tiene en su pelo la alborada, la estrella del callado amanecer. Y en la noche callada y misteriosa su recuerdo me invade el corazón y su nombre dulcísimo rebosa de mis labios temblando de emoción. Ella fue la esperanza de mi vida, mi consuelo, mi dicha y mi sentir, la dorada mujer que no se olvida, que se lleva en el alma hasta morir. Scoprire il tango argentino, parliamo di tango argentino, ma parliamo anche di tango italiano. Abbiamo già detto che il tango in Italia ha avuto molte forme, il tango canzone come quello delle capinere o violino zigano, il tango liscio che però è un genere abbastanza recente, ma ci sono anche musicisti e orchestre che hanno suonato tango e che noi abbiamo dimenticato quando sono passati di moda. I nomi sono molti, ma noi torniamo a parlare di Gorny Kramer, perché è particolarmente interessante, perché era un jazzista che suonava anche tango, proprio come il nostro amico Fabrizio Moccata. Ed infatti Kramer sarà protagonista del nostro prossimo progetto, proprio insieme a Fabrizio. Allora torniamo a ricordare chi era Gorny Kramer, che era di Rivarolo Mantovano, personaggio di spicco della nostra TV, autore di canzoni di successo per il teatro e la televisione, ma soprattutto uno dei padri del jazz italiano. Direttore d'orchestra, compositore, grande appassionato di musica da ballo, compreso il tango. E difatti è stato proprio un tango il suo primo grande successo del 1935, Un giorno ti dirò, che poi, qualche anno dopo, è stato rifatto da Canaro Famà con il titolo Algún día te diré. Negli anni 40 Kramer aveva molte formazioni di diverso tipo con cui registrava vari generi di musica, anche musica popolare ed anche musica da ballo. Una di queste formazioni si chiamava Kramer e i suoi solisti in Argentina e naturalmente suonava tango.
Nella scorsa trasmissione abbiamo ascoltato Maltiempo, un brano composto dall'italiano Pierino Codevilla ed eseguito dall'orchestra di Kramer. Questa volta vi facciamo sentire Escucha, un brano di Juan Mordres. Chi era Mordres? Juan Mordres era un compositore e direttore d'orchestra di Buenos Aires, uno dei tanti artisti argentini come, diciamo, Eduardo Bianco, Bacicia, Rafael Canaro e altri che vennero a cercare fortuna in Europa sull'onda della moda del tango. E fin dal 1925 Mordres si fece conoscere a Parigi, suonando nei locali da ballo, naturalmente, con la sua orchestra di bandoneon, per approdare poi a Londra, dove ebbe un discreto successo, tanto da essere invitato a suonare nel 28, niente meno che nel prestigioso club Savoy. Ricordiamo che il Savoy è stato il primo hotel di lusso di Londra e nel corso della sua storia ha ospitato spettacoli dei più importanti artisti mondiali, da Enrico Caruso a Charlie Chaplin a George Gershwin, Frank Sinatra, i Beatles, eccetera. Negli anni 20 il Savoy aveva una band residente, i Savoy Orpheans, che suonavano musica da ballo, ma ospitava anche musica straniera come appunto Juan Mordres. L'orchestra di Mordres è menzionata sulle pagine dello spettacolo nei giornali francesi fino a circa metà degli anni 30. Poi, dalla seconda metà degli anni 30 in poi, possiamo ben immaginare che l'Europa non fosse più un posto così allettante a dover stare per uno straniero in cerca di fortuna, poi è arrivata la guerra, eccetera. Nel 1948 Gorny Kramer con la sua orchestra di solisti in Argentina riprende questo brano che si chiama Escucha. Questo brano fa parte di una serie di tanghi registrati nell'ottobre del 1948 dall'orchestra di Kramer per l'etichetta Nostrana Fonit, che sta per Fonodisco Italiano Trevisan, che nel dopoguerra aveva ampliato di molto la sua produzione stipulando rapporti di distribuzione con la Polydor e la Decca Records. Il catalogo del 49 della Fonit presenta un ricchissimo panorama musicale, tra cui anche molto tango, suonato da orchestre argentine italiane. E quindi adesso ascoltiamo, anzi, escuchamos Gorny Kramer con Escucha. Thank you.
ahora va a entrar, la milonga va a empezar, eres tú mi gran pasión, te besas en mi corazón. Abbiamo sentito Escucha, il tango composto da Juan Mordres, suonato dall'orchestra di Gorni Kramer e i suoi solisti in Argentina. In effetti ha un suono molto argentino per essere un brano italiano quasi al 100%. Insomma. C'è anche un brevissimo estribillo cantato evidentemente da qualcuno che il castigiano portegno lo sapeva. Questo progetto con Kramer andrà avanti, giusto Roberto? Sì, nella prossima puntata siamo d'accordo con Fabrizio Mocata e Luca Barrotta che interpreteranno per noi un tango scritto da Gorni Kramer per fisarmonica e piano conduttore. Si tratta di uno spartito che abbiamo recuperato personalmente l'estate scorsa, Marina e io, al Museo Gorni Kramer di Rivarolo Mantovano. Questo brano non è mai stato registrato su disco, quindi questa è una vera e propria novità assoluta. Quindi mi raccomando, non perdetevi la prossima puntata di A Descubrire il Tango Argentino con Roberto e Marina. E ora torniamo a Perincio Canaro, che prosegue il suo racconto sul tango ai suoi tempi e su Firpo. Quindi abbiamo detto di Firpo fino adesso che era calvo, che si chiamava Roberto, giusto? Ci sono delle relazioni, secondo me. Volevi dire qualcosa? Non lo so, però secondo me a te il parrucchino starebbe malissimo, io te lo dico già, secondo me veramente ti darebbe anche molto fastidio, io fossi in te eviterei, ecco. Inoltre è anche difficilissimo ballare con la parrucca e lo so perché ho provato. Spero che tu abbia provato solo a carnevale, non vorrei avere altri dubbi. Esattamente, abbiamo anche delle foto. Ma torniamo a Canaro. E a Firpo. E a Firpo. Allora, torniamo quindi alla lettura, un estratto dal libro, dall'autobiografia di Canaro, Miss Bodas de Oro con el Tango, e il titolo è Il Tango conquista il centro, Firpo in Case Corrientes. Roberto Firpo, che era un grande nome, ha conquistato con le sue numerose composizioni popolari di successo, ha rotto il ghiaccio debuttando con la sua formazione nella classica Case Corrientes al 1400 qualcosa, nel bar Iglesias di fronte al Teatro Nuovo, ora General San Martín. Il proprietario era un tenore lirico con il cognome Iglesias, già ritiratosi dal palco, che aveva recitato nel genere spagnolo e a volte in compagnie nazionali di sainetes lirici. Era un caffè molto frequentato, dove si incontravano anche molte persone del teatro. Quanto a me, disciolta la formazione che avevo organizzato con Castriota e Ludica, entrai a far parte dell'orchestra dei Fratelli Greco, con cui, prima che ne facessi parte, avevano suonato anche Juan Abate e un ragazzo magro che traeva molto piacere dal suonare il violino e suonava anche la chitarra. I Greco hanno debuttato al caffè El Estribo, sito in Casa Entre Rios al 600, di fronte al mercato di San Cristobal, dove oggi si trova il panificio Tanoira. Il proprietario dell'Estribo, chiamato Don Antonio, era un uomo di circa 40-42 anni, ritirato a vita tranquilla dopo essere stato uno scapestrato nottambulo. Forse non era calvo. Non ce lo dice questo, non lo dice in effetti. In questo caffè c'era un seminterrato che occupava l'intera estensione dei locali e in esso, due o tre volte alla settimana, si tenevano delle peñas a cui partecipavano i pajadores, chitarre, cantanti e altri artisti. Mi ricordo che c'erano clienti abituali a quelle peñas, i pajadores, José Bettinotti, Ramón Vigetes, Luis García, Carlos Rodriguez, Ambrosio Rios, Federico Curlando e altri che sfuggono alla mia memoria. In tempi più recenti hanno partecipato anche Gardel e Razzano. Le notti in cui la peña non funzionava, dopo aver terminato il nostro lavoro, frequentavamo il piccolo bodegon tipico del mercato che aveva un'uscita su Independencia, quasi all'altezza di Entre Rios.
Il padrone si chiamava Juanjito ed era simpatico e cordiale con la clientela. La specialità della casa era una succulenta buseca, che è un piatto a base di trippa, patate e fagioli, una robina leggera prima di andare a dormire, che costava 10 o 15 centesimi e veniva di solito servita in porzioni abbondanti in una tazza con abbastanza formaggio grattugiato. Lì restavamo fino all'alba e spesso capitavano Betinotti, Castriota, il Pardo Santijan, il Vasco Ain, che era un ballerino e dava lezioni di tango a domicilio. Noi, mentre lavoravamo nell'estrivo, alternavamo i nostri spettacoli con la Sala Rodriguez Peña, ben noto locale di ballo. I balli li organizzava il Pardo Santijan, mentre il Vasco Ain si incaricava di telefonare a tutte le donne e ai bacanes, i ruffiani, appassionati della milonga, perché era ben noto in quell'ambiente e inoltre il Vasco, quando ballava il tango, dava sfoggio di abilità e che spesso gli servivano come pubblicità per conquistare gli allievi per la sua accademia di ballo. Come ho detto prima, in questi balli ho suonato con Los Grecos dopo aver concluso il lavoro nell'estrivo. I suddetti balli erano così popolari che Vicente Greco ha dedicato loro una composizione di tango dal titolo Rodriguez Peña, che ha acquistato con il tempo straordinaria popolarità. A quell'epoca non c'erano cabaret a Buenos Aires né boîte e gli amanti del tango ballavano in luoghi diversi che vi illustrerò. Inoltre suonavamo nella casa della Moroccia Laura, una donna di fascino che aveva una clientela molto selezionata. La casa si trovava in Case Paraguay, quasi all'angolo con Pugeridon. La frequentavano bande non di pezzenti o di attaccaprighe, ma di persone molto per bene che, sentendo trasporto per la danza proibita, andavano dalla Moroccia Laura per lanciare in aria il cagnolino con donne specializzate in quel tipo di nottambuli. Queste bande di gentiluomini affittarono la casa a ore, nel cui prezzo erano incluse le bevande e anche le donne, ma solo per ballare. La Laura si incaricava della direzione dei ballerini e ogni volta contattava il numero necessario. L'orchestra era pagata con un importo fisso che veniva concordato in anticipo a seconda delle ore che dovevano suonare. E abbiamo ottenuto buone mance a seconda della generosità della clientela che ogni volta ci toccava in sorte. La verità è che ci siamo arrangiati molto bene e ci siamo guadagnati da vivere con le nostre esibizioni alternate all'Elestrigio, nel Salon Rodriguez Peña e nella casa di Laura. A quel tempo c'erano molte altre case nella nostra città simili a quella di Laura. Ricordo ad esempio Maria la Vasca, la Cina Joaquina, Madame Blanche, Juanita Ramirez, la Cina Rosa, eccetera. A quest'epoca risale la mia conoscenza con Gardel e Razzano, con cui abbiamo coltivato una grande amicizia. Nel 1913 il nostro tango cominciò a diventare di moda a Parigi e in breve tempo si diffuse in tutte le aree della città dei Lumi, raggiungendo un vero e proprio furore. Volevo fare una piccola nota da traduttore. Lanciare per aria il cagnolino è una traduzione letterale di un modo di dire che significa fare qualcosa di folle e non, diciamo, un po' fuori dagli schemi, anche a suo modo divertente. Si dice di solito delle signore di una certa età che vanno in vacanza in posti esotici quando, insomma, non sarebbe più della loro età. Ma adesso ascoltiamo una milonga che si chiama proprio En lo de Laura di Ángel D'Agostino con la voce di Ángel Vargas. Thank you.
Milonga de aquel entonces, que tenéis un pasado envuelto, de aquel 911, ya no te queda ni un puerto. Milonga que en lo de Laura, baile con la parda flora, milonga provocadora, que me dio cartel de Taura. A milonga en lo de Laura, amigos de antes cuando chiquilín fui bailarín compadrito, saco negro trencillado y bien afrancesado y el pantalón a cuadrito. Que baile el morocho solo me solía evitar, la barre loma almacena, viejos tangos que empezó a cantar. La Pepita Avellaneda, eso ya no vuelve más. A descrivere il tango argentino con Roberto e Marina, torniamo a parlare di uno degli argomenti che ogni tanto ripeschiamo e riproponiamo in questa trasmissione, che sono le consuetudini della sala da ballo, quelli che qualcuno chiama il galateo della milonga oppure i códigos. Sappiamo che in tutto il mondo, quando gruppi di persone si riuniscono periodicamente, pian piano si costruisce una ritualità, vengono condivisi dei comportamenti che poi vengono tramandati e spesso, al cambiare di una generazione, questi comportamenti vengono messi in discussione. Come forse già sapete, sto collezionando da tempo dei manuali di ballo, cioè quei libri che qualche maestro di ballo si sentiva in dovere di scrivere per spiegare ai suoi allievi non solo la tecnica del ballo, ma anche alle volte come ci si comporta quando si va a ballare. E siccome ne ho trovati diversi, pubblicati in diversi momenti del Novecento, è interessante anche vedere questi scritti, l'evoluzione, come si è evoluto il nostro costume. Questa volta parliamo di un libro del 1959, quindi relativamente recente. Nel 1959 il rock and roll era già una realtà e di lì a poco sarebbe scoppiata la moda del beat, della psichedelia, dei figli dei fiori, eccetera. Però questo maestro nel suo libro parla di tutti i balli del Novecento, partendo addirittura dal one step, che probabilmente nel 59 era già una cosa da nonnetti. Arriva comunque fino al rock and roll, passando attraverso il paso doble, la rumba, lo swing, il boogie, il tip tap, e naturalmente parla anche del tango. L'autore di questo libro si chiama Varvel e il libro si intitola Chi sa camminare sa anche ballare, un titolo impegnativo. Sì, molto, molto positivo, però devo dire incoraggiante. Esatto, ma l'intento del maestro è chiaro fin dai primi capitoli. Il libro è orientato agli autodidatti, soprattutto a quelli che pensano di essere negati per la danza. Ed è un libro motivazionale. Il primo capitolo parla di come mantenere l'equilibrio, il secondo parla di come camminare, il terzo parla di come tenere il ritmo musicale. Quindi il senso del titolo è che prima di imparare a ballare occorre imparare a camminare. Forse questo vi dice qualcosa. Oltre a tutta la sezione tecnica di cui non parliamo, l'autore si sofferma negli ultimi capitoli sul galateo. L'introduzione a questo capitolo dice: è naturale che chi frequenta le sale da ballo desideri divertirsi, non solo, ma anche essere notato e avere successo. Niente di male in ciò, purché si rimanga nei limiti della buona educazione e della correttezza. Ma per ottenere successo non basta, anzi non è affatto necessario, indossare abiti eleganti o vantare un grande nome. Il vero successo consiste in qualità meno appariscenti, ma più complete, che chiunque può possedere o sforzarsi di acquisire. E questo è lo scopo che mi sono preposto in questa terza parte del mio libro, insegnarvi gli elementi che permettono di avere successo in pubblico. Quindi in questa frase l'autore rende esplicito che questa terza parte è un vero e proprio training motivazionale ante litteram. Difatti prosegue così: alla base del successo in una sala da ballo c'è sempre, oltre che le capacità intrinseche del ballerino, quel particolare fluido che si sprigiona da talune persone e che al ballo, come in altra occasione della vita pubblica e privata, le rende irresistibili. In che cosa consiste questo fluido? In una qualità che possiamo riassumere con una sola parola: la sicurezza di sé.
Ma la disinvoltura, tranne casi eccezionalissimi, non è un dono del cielo. Al contrario, è una caratteristica che si acquista con la buona volontà e il continuo esercizio. La prima cosa su cui si sofferma l'autore è l'abbigliamento. Dice così: i giovanotti, specie quelli delle più giovani generazioni, sono assai meno formalisti dei loro padri. Oggi è cosa di tutti i giorni vedere ragazzi scamiciati che ballano su ritmi frenetici in compagnia di ragazze che non si distinguono molto da loro per ciò che riguarda abiti e atteggiamenti. Ma se questo modo di comportarsi può essere accettabile nel caso di un ballo senza pretese fra giovanissimi, non è più assolutamente ammissibile quando si tratti di riunioni di società fra gente adulta che vuole comportarsi come tale. L'autore passa quindi a dare vari consigli su come valorizzarsi esteticamente, con gli abiti, ed è anche molto preciso perché parla di come vestirsi a seconda del proprio tipo fisico e del proprio temperamento, del proprio carattere, proprio e anche molto dettagliato. Parla di come abbinare forme e colori e addirittura anche i profumi. Per i profumi dice chiaramente: un uomo distinto non si profuma, usa però una buona lozione dopo barba e una colonia molto leggera. Invece per le donne dice: è naturale che una donna si profumi per accrescere il suo fascino, ma come per tutti gli altri elementi della sua eleganza, occorre che il profumo sia veramente adatto a lei. Mentre dei deodoranti non parla, mai. Forse non erano ancora stati inventati. Ma veniamo alla parte di comportamento. Come si comporta un giovanotto? L'autore dice: un giovanotto sicuro di sé entra con calma in una sala da ballo, si guarda attorno per rendersi conto dell'ambiente, per vedere se conosce qualcuno. Si ferma impacciato sulla porta e, peggio, non si precipita a invitare la prima ragazza su cui gli cadono gli occhi. Non prende atteggiamenti da naufrago che deve per forza aggrapparsi a qualcuno. Il suo portamento è semplice e naturale. Non deve fare niente di difficile, niente altro che avvicinarsi alla ragazza, inchinarsi leggermente e pronunciare la formula di rito: balla signorina, o le sue varianti: vuole ballare, signorina permette. Se il suo aspetto è curato e i suoi modi piacevoli, non vi è motivo per cui la ragazza lo rifiuti, a meno che non sia già impegnata. Che dici, sei d'accordo? Dipende. Però è una cosa interessante questo, il taglio motivazionale che mantiene e che è veramente il suo obiettivo. L'autore non prende neanche in considerazione un eventuale rifiuto. Infatti lui si sta rivolgendo a un interlocutore che è un timido, cioè lui sta pensando al timido che ha paura del rifiuto, e il maestro lo sta convincendo che se lui ha sicurezza in se stesso il rifiuto è impossibile. E poi riporta ancora le consuetudini di cui abbiamo già letto nei manuali di ballo fino dall'Ottocento, cioè dopo il ballo il cavaliere deve riaccompagnare la dama a posto, naturalmente prima di invitarla deve chiedere permesso alla mamma se la ragazza è accompagnata, questo si usava ancora nel 59 evidentemente, e naturalmente si deve astenere completamente dall'invitare la ragazza se è in compagnia di un uomo. Queste usanze spesso vengono riportate tali e quali ancora oggi come códigos della milonga, ma in realtà sono usanze molto antiche che appartenevano alla cultura europea, alla nostra cultura, fin dal primo Novecento, quindi molto prima che arrivasse il tango. E invece le ragazze come devono comportarsi? Intanto, una ragazza molto giovane non dovrebbe andare a ballare da sola, ma con amiche o con una sorella maggiore. Ma questa non era una novità. Invece troviamo un altro passo motivazionale. Altro errore assai comune da parte delle ragazze, non del tutto certe del loro fascino, quello di mostrare chiaramente che sono terrorizzate all'idea di non essere invitate a ballare. Per carità, non prendete aria da vittime predestinate, rimanete calme al vostro posto, evitando di mordicchiare le unghie e di fare tutti quei gesti che rivelano subito nervosismo e impaccio. E ballando è consentito parlare? Ci dice anche questo. E ci dice: su questo punto le opinioni sono discordi. Alcuni affermano che si può farlo, altri lo negano nel modo più assoluto. Certo, è sconsigliabile chiacchierare nei balli vorticosi, ma quando il ritmo è lento, dice, niente di male se due parleranno tra loro. Una ragazza però non attacca mai bottone per prima. Se non ha voglia di conversare, lo lascia intendere con gentilezza, senza offendere o mettere su aria da regina. Ma se nel terzo capitolo l'autore ha introdotto quindi questo tema motivazionale, nel quarto capitolo diventa ancora più preciso. Infatti il capitolo si intitola «Piccola cura del nemico numero uno del buon ballerino, la timidezza». Dice:
Il timido è spesso un incompreso, un uomo consapevole dei suoi meriti, quasi sempre reali, e atterrito dal fatto che invece di accorgersi dei suoi lati positivi, gli estranei notino tutto ciò che di lui appare ridicolo per schernirlo. Nel corso di questo capitolo quindi affronta questi argomenti. Esercizi per vincere la timidezza, come deve comportarsi un timido o una timida in pubblico, come ottenere successo mediante la suggestione, come suggestionare una ragazza conversando. Niente meno. Wow! Insomma, abbiamo in questo manuale del 59 che con 60 anni di anticipo si arriva molto vicino a quelle tecniche che oggi chiamiamo PNL, programmazione neurolinguistica, per condizionare l'interlocutore conversando. E il discorso poi di questo maestro di ballo si conclude ricongiungendosi alla relazione fra corpo e anima, e sempre parlando di timidi, suggerisce addirittura degli esercizi di ginnastica per acquisire scioltezza nei movimenti e di conseguenza vincere la timidezza. E ne diciamo uno di questi esercizi? Dai, diciamone uno. Per l'esatta andatura camminate carponi, portando avanti la gamba destra e il braccio sinistro e viceversa per 5 minuti. Bilanciate il peso del corpo sui piedi e sulle mani. Dai, stasera lo faccio. Vabbè, intanto tu non sei timido, ma secondo me ti fai male le ginocchia. Forse sono un timido, sembra, non si vede. Mi sembra un tempo lunghissimo. Io non lo so, ho dei dubbi su questa tecnica. Boh. Radio Crossover. A descubrir el tango argentino con Roberto y Marina. E siamo arrivati in conclusione anche di questa puntata del 2 marzo di A descubrire il tango argentino con Roberto Marina, e adesso facciamo l'elenco di tutte le persone che dobbiamo ringraziare. Ringraziamo Marcelo Castello, che ci ha raccontato i protagonisti della prima espansione del tango in Europa e nel mondo. Marco Castellani e il suo ricordo di Antonio Todaro. Davide Baloncini, che ci ha illustrato la storia del tango in Spagna dagli anni 30 in poi. Ringraziamo come sempre Radio Crossover Disco, che ci regala tutti i mesi lo spazio, una volta al mese noi siamo sempre qua. Lab Checky Point, fucina multiculturale del quartiere Aurora di Torino, che ospita moltissime iniziative interessanti, tra cui ricordiamo sempre la Milonga Multiculturale, un martedì al mese, grazie a Piera Conte e Luca Barrotta. Un abbraccio a Piera. Ringraziamo Max, Ciano e Pino, che ci tengono compagnia e ci supportano tutti i mesi. Come sempre ringraziamo l'Orchestra Silenzio, che suona la nostra sigla Triunfal, le musiche di sottofondo, e ricordiamo i prossimi appuntamenti con Marina DJ. Saremo domenica 10 marzo, quindi domenica prossima, a Bologna della Pinina, e sabato 13 aprile saremo qui a Torino al Fortino, esattamente di fronte a dove siamo adesso, dall'altra parte della Dora. Cioè si gioca in casa praticamente. E con questo salutiamo anche tutti gli ascoltatori di questa puntata e diamo appuntamento al mese prossimo per un'altra di Scoprire il Tango Argentino con Roberto Marina. Nel frattempo trovate come sempre i nostri podcast, sia di questa puntata che di quelle precedenti, e un abbraccio a tutti da Marina e da Roberto. Ciao.